Sì, che probabilmente un po' bruciata è iniziata nella prima giornata, anche nella seconda giornata, perché abbiamo avuto possibilità di vedere l'esistenza già di alcuni impianti che almeno io personalmente non ero corrente. Allora, l'approccio persistente è un approccio in cui si prendono in considerazione tutti gli aspetti dei sistemi, integrando i sottosistemi, eccetera. I sottosistemi, apparati, via dicendo. Ora, in questo caso, noi per la prima volta, forse non lo so adesso, applichiamo la teoria dell'ordine, io ho tentato di applicare la teoria dei sistemi al comune e quindi alle varie aspetti del sistema, cercando di integrare, se ci riesco, i quattro aspetti fondamentali dell'etichima e finalmente sono di società entro certi limiti, certamente, perché non si può considerare tutti gli aspetti. La gestione quindi del comune è una gestione basata su politica. Noi non facciamo studi politici, facciamo appunto il discorso di natura tecnico-sistemico, il che significa che partiamo da fatti fondamentali che sono diciamo, l'interfaccia tra i quattro aspetti, tra sistema, salute, società, fattori ambientali, cioè voglio dire, noi abbiamo visto ieri, sono moltissimi interventi, molti interventi fatti molto bene che riguardavano gli aspetti sulla salute, gli aspetti dell'inquinamento e il clima come si è evoluto. Bisogna integrare tutti questi aspetti e in particolare, per esempio, tenere presente che i fattori ambientali condizionano l'integrazione tra i problemi energetici, i problemi ecologici e i problemi economici. E noi sappiamo tutti che esistono qui nel sistema di Roma. Ora, Roma è un sistema complesso, diciamo, un sistema complesso perché è costituito di tanti corpi che però questa la faccio dopo perché questa è una cosa quindi dal punto di vista dell'utilizzazione del sistema comune di Roma bisogna dotarsi, secondo me, secondo la mia esperienza industriale e non solo insegnamento esperienza industriale, io suggerisco, non so se esiste, però, io suggerisco al comune di dotarsi di un'organizzazione di sistema qualità per la qualità che sia diciamo, certificato secondo i requisiti della norma UNS 9001-2015 e quindi cerchiamo di accreditare anche il Comune di Roma secondo i requisiti di qualità della CREDIA, che è l'ente di accreditamento a livello nazionale, faccia sempre tra i vari gas, l'altro giorno c'è stato qualcuno qui, un convegno qui in cui si diceva, qualcuno ha detto che esiste la possibilità che si possa creare un sistema energetico basato su una sola tecnologia. Non esiste questa possibilità, cioè una tecnologia che sia quella del gas, quella del petrolio, che diventa monolitica, diventa un monopolio. Noi abbiamo diritto a una priorità, quindi noi dobbiamo dare priorità soprattutto ai cittadini del Po, che sono quelli esterni, non solamente quelli al centro di Roma, ma per quale per il giustamente per l'antica cultura, eccetera, per il turismo, però 3 milioni di italiani di Romagna vivono di Roma, bisogna dare la priorità. Questo scusate, sono questi sono il discorso della figura che adesso sembra che si sia. Questo lo sto dando. Vabbè, vado avanti.
logistica dei valori è sempre il discorso del vado avanti così precisamente il controllo è la terza priorità sempre logistica e qualitativa rispetto al discorso degli aspetti economici generali. Gli aspetti economici io sinceramente penso a tutte queste proposte, però gli aspetti economici purtroppo non li posso gestire, non so, non ho idea, non c'è una fede della pandemia, però ci sono delle limitazioni di cost effectiveness, quindi dal punto di vista della cost effectiveness io vedo che dal punto di vista della cost effectiveness e della qualità il cittadino che deve essere messo in priorità, il primo cittadino, il cittadino vero domani, che è al di fuori del centro. Ecco, tutto qua sostanzialmente questo è il messaggio un po', va bene, grazie. E adesso